Buongiorno a tutti, siamo qua ancora con i nostri fiori e le carte che li rappresentano e io vorrei chiedere qual è la carta che può accompagnare un evento a cui mi sto apprestando a partecipare. È la camminata per l'acqua organizzata dall'Associazione Vivi Consapevoli in Romagna che partirà questo sabato e sarà una camminata appunto di celebrazione per l'acqua di due fiumi romagnoli, il Rubicone e l'Uso. È la seconda edizione, è una cosa molto importante per me e per il gruppo e per un po' tutte le persone, per il territorio. Quindi, ecco, volevo capire e connettermi con l'aiuto di un fiore, quindi scegliere una carta con questo intento. E mi preparo a farlo. Sto andando in questo punto e ho scelto Honeysuckle. Prima di leggere la frase, avrei tanto piacere di stare un attimo su questo fiore che fiorisce proprio in questo momento, madreselva, il caprifoglio, e poi con voi condividere questo messaggio. Esaurisco tutto il delizioso stordimento di un sogno. Mi risveglio da un sonno incantato, riportandomi al presente con ritrovata lucidità. Ecco, questo è il primo messaggio della pianta che appunto ci accompagna a vedere in maniera diversa il passato e a stare nel presente come risvegliati. E rispetto alla camminata dell'acqua mi verrebbe da dire che Honeysuckle probabilmente ci aiuta, mi aiuta a vivere questa esperienza, diciamo con proprio con la lucidità del presente e lasciando tutto quello che non serve dietro le spalle. Probabilmente c'è proprio anche un momento storico importante dove c'è un balzo da fare. Proprio domani Urano entrerà nel toro, quindi ci saranno 7 anni di questo transito importante. Ma vediamo un po' appunto anche la seconda parte del messaggio della carta. La mia linea del tempo si ordina e lascio alla memoria i ricordi. Ho di nuovo il futuro da incontrare senza pregiudizi. Ah, mi piace molto questa sollecitazione. E rispetto appunto a questa esperienza di 5 giorni di cammino lungo i fiumi romagnoli, sarà importante imparare dall'acqua a scorrere verso il mare, dove ci aspetteranno degli orizzonti nuovi e importanti. E l'acqua ce lo dimostrerà proprio perché sarà rivitalizzata con questa passeggiata, con questa camminata, con questa celebrazione che andremo a fare. Quindi io ringrazio Honeysuckle per questa sua vicinanza e per questo suo intento che ha chiarito rispetto a questo evento che andiamo a vivere.